Ronaldo que la respuesta en la venta. Messi es libre del suelo. Pero vedi i personaggi uscirono entrando libero. Personaggi che si materializzeranno durante la rappresentazione. Yeah.
Thank you.
Arturo Di Asteri. Il titolo è Balla quanto fino alla realtà. Il bambino seduto nella sua stanza sta leggendo un fumetto. Scattare però. Sono amici. Thank you.
Thank you.
Attenti al ladro!
Piccola, per ieri l'Italia piccola, per il genere del Vasco, e per dare le vostre una vada.
Abraham Kurcic stanno discutendo. Arriva il gallo. Asterix, Asterix, i romani hanno rapito Cleopatra. L'hanno portato nella valle dei draghi per sacrificarla. Presto, chiamate Obelix. Obelix, Obelix, Asterix ha bisogno. Amico mio, partiamo subito alla ricerca di Cleopatra. Ecco, i nostri eroi partono verso la valle dei draghi per liberare Cleopatra tenuta prigioniera. Non prima però di essersi recati dal mago Panoramico. Come siete, orbe portentose, vi servite per la pozione di Asterix. Panoramis, Panoramis, doppia nazione di ruido, presto la missione è disperata. Asterix, Obelix giungono nella valle dei draghi e si mettono alla ricerca di Cleopatra. Cerchiamo bene, Cleopatra è qui. Attento, Asterix, c'è un drago dietro di te. Asterix, mio eroe. Obelix, prendi Cleopatra e torniamo al villaggio. La degli dei per il mancato sacrificio cercano di fermarli. Agendurio! Asterix ha liberato Cleopatra! Il sacrificio non è stato fatto! Gli dei saranno dentro di noi! Centuria! Fermammo Asterix! Passate arrivate!
chiama, si la roba! Vai in arte! Thank you.
Sempre, no, io sono sempre un po' emozionato perché è sempre difficile dare un giudizio a queste manifestazioni. Voce! Comunque, noi da nostra parte vi diciamo già subito grazie perché ci avete dato ancora la possibilità di venirvi a giudicare. È sempre una cosa un po' così, però insomma, ce l'abbiamo messa tutta questa volta, ma anche voi non siete rimasti da meno. No, adesso volevo dirvi almeno il nome di chi vi ha giudicato, almeno vi mettete cuore in pace, eh? E voce, più di così non posso gridare perché ci siamo presi a botte dentro lì. Abbiamo Franco che è un art director e ha uno studio di pubblicità a Milano, praticamente si occupa di scenografia e fotografia e quindi è un uomo molto titolato per queste cose qui. Poi c'è il nostro amico Angelo, pittore quasi maledetto, ma non è poi tanto maledetto. Abbiamo poi Roberto, che è un bancario appassionato di cinema e di fumetti. Poi c'è Enrico, che è un geometra tecnico delle costruzioni. E Dulcis in fondo c'è la nostra amica Maria Antonietta, che è un architetto professionista e si occupa di storia dell'arte e tutto quello che consegue l'architettura. Allora vi do il giudizio che ha espresso questa giuria. Comincio da quarto posto. Con punti 68 sono arrivati quarti i gialli. Adesso i punteggi cominciano a salire un po' di più. Al terzo posto, con punti 84, sono arrivati i rossi. Solito al secondo corrisponderà la gioia del primo, però fatemi dire anche il primo. Poi al secondo posto con 87 punti sono arrivati i verdi. Naturalmente al primo posto gli azzurri con 89 punti. Ringraziamo della vostra accoglienza. Non volete dire male di quelli che hanno collaborato. Grazie, ancora un grazie dal comitato. Ecco, per la popolazione, domani ci sarà la giornata. Come al solito siamo due gatti,
quello che andiamo ora ad inquadrare è il tavolo lavoro, la cosiddetta sartoria, dove nascono i pezzi pregiati, mentre in fondo vediamo la zona verniciatura con il tecnico del colore, signor Barbieri, che sta mischiando per ottenere i colori giusti. In questo momento mi avvertono che è arrivato anche il tecnico del legno, l'addetto alle intelaiature, signor Bruno, che trasformerà la materia grezza in libro. A tra poco, pubblicità, ci avviciniamo al reparto verniciatura per vedere alcuni pezzi già eseguiti. Questo è il nudo, perché non trovo un altro termine, di Asterix, che è il protagonista della nostra storia. Vediamo la cura con cui gli addetti eseguono l'arte, mettono in pratica anni e anni e anni di studi, anni e anni, colori ottenuti dal nostro laboratorio per far risaltare al meglio. Ora stiamo vedendo il chirurgo all'opera, il bisturi in mano. Sono tutti i nostri segreti di anni e anni, anni. Di anni, anni, anni di lavoro. Anni, anni. Ed ora un attimo di pausa del secondo chirurgo. Guardate la maestria. Come sto, capo? Come lo sto? Che il mostro sacro, il tecnico della scenografia. Io ho scritto 16 pagine che poi ho portato ai 20 perché il drago entrava nel mio. No, il drago del drago che l'abbiamo. Il drago, sempre sta girando un po' lo stesso libro che c'è dentro. Abbiamo in un colpo solo il tecnico della scenografia, il tecnico dello sorteggiamento. Allora aspetta, ti pura per il capo. È arrivata la mente di tutta la maniera. Sta ricopiando dalla brutta al bello, cioè praticamente la stessa. Questo è troppo. Dai, che ci fai? Un pidocchio.
Spieghiamo, spieghiamo cosa sta facendo. Non possiamo provare. Ah, appena con l'H. 2H. 2H. E fine. Ah, avere appena, no, appena, a sizzare. Ma che scherzi? A, voce del verbo avere, a. Avere appena. La grammatica. Diversi, ma si mette sicuramente d'accordo. No, il discorso è che è un tempo. Sì, sono i tempi. La parte migliore, ah. Dai, che non è capace di filmare questo video. La parte migliore, la crescita sinusoidale. In una luminosa mattina di settembre i nostri artisti sono già al lavoro. Seguiamo ora le fasi del lavoro. Abbiamo il cervello che sta preparando i pannelli per la scenografia. Come si chiama questa fase qua? Fase di disegnamento. Vengono segnati i fondali e le figure sui pannelli. Mentre qua vediamo un pannello già colorato, già concolorato, che necessita la seconda mano. Questo
nostro tecnico del colore, sempre attivo, sempre vigile, infatti vigile urbano. Allora una ripresa particolare del lavoro. E poi un problema importante i nostri artisti, perché sono in posizioni incredibili. Questi disegni vengono usati delle tecniche particolari molto difficili. Mentre in un altro angolo del nostro vasto capannone, la zona verniciatura, abbiamo un altro tecnico al lavoro. La signorina Roberta, ecco, che sta facendo l'ermellino. Alla Cleopatra. Alla signora Cleopatra. Senti, però che onore per la signora Cleopatra. Ma perché Cleopatra? Spiegami perché Cleopatra. Un po' lunga la storia, a parte ancora avanti Cristo. Buon lavoro, eh. Grazie, si figuri a lei. Re. Si sente già. In base al pennello la nota deve essere la sua. Attenzione, servizio della pennellina. È abbastanza. Avete visto la pennellata, lui già bussata, seguendo il pennello che se ne andava per conto proprio, è scivo e lato. Da scivo, lato da lato. Qui ci sentiamo Ave Caesa. Ave Caesa. Mi si va a buttare la roba che succede? Povera. No, il vino. Come si sa, la carne è debole e dopo anni e anni di lavoro, cosa dico anni e anni? Anni e anni e anni di lavoro, un po' di break, un po' di break ci vuole. E i nostri eroi stanno rifogillando. Come manca un eroe che non è stato ripreso? Adesso lo spieghiamo. Nella sua nudità, vergognosa nudità. Seguiranno il nostro lavoro per anni, 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 anni. Non c'è la sua sede, ma non c'è la sua sede.
Eccoci. Una volta. Con i nostri madonnari. Completando le pagine del libro, in cui vediamo un esemplare finito con la bocca molto bello. Voglio ricordare ai telespettatori che stiamo osservando il lavoro di esperti dell'arte del pennello. Che da anni e anni e anni si dedica a questi lavori, sono i cosiddetti vecchi madonnari. Seguiamo i tocchi sapienti. Tocchi sapienti che danno risalto alle figure. Pesati nell'altra zona, vediamo l'opera i nostri tecnici. Amici, soprattutto amiche dell'Elenco, bentornati a nostra emittente collegata con il Palio. Abbiamo un po' di lavoro e i nostri tecnici stanno completando la copertina con il titolo della storia. Vediamo le tecniche particolari che usano per eseguire i titoli. Il nostro tecnico delle vernici è sempre intento a preparare e scelare i colori. Sono momenti terribili questi. Si sta dando tutto al libro. Tutto è stato deciso allora. Asterix e Cleopatra. Ah, vediamo. Altro angolo, vediamo che si sta preparando
l'abat-jour da mettere sul carro. Ci avviciniamo per scoprire tutti i segreti dell'abat. Compare in quale cura i nostri pescatori, i nostri pescatori sono feriti. Guardiamo dentro e non vediamo niente. Sui nostri disegnatori e vediamo anche la pericolosità del lavoro, perché si lavora su punti. Sospesi a un'altezza considerevole. Vediamo i punteggi realizzati a noi ceppo per la sicurezza dei nostri addetti. Compito, la compagnia dove curiamo? No, Cina scopre, Cina Oc. Vediamo in fondo la nostra Roberta che sta facendo la santa. Roberta. Eccoli, guardate che punti! I punti, uno tira lì, che i punti! Proprio sembra punto croce! Oh! Vedete le nuove tecniche? Ecco Roberta che cuce, guardiamo sempre Roberta che cuce, guardiamo sempre, facciamo il primo piano della Roberta che cuce, ecco la Roberta che cuce. Adesso è Luigi, un primo piano di Luigi. Spostiamoci verso il nostro caro Vittorio, facciamo Vittorio. Ciao, ciao ragazzi, guarda come sta. Come dentista le consiglio di otturarla. Ecco, passiamo. Andiamo avanti, andiamo verso il reparto biancaggio. Tecnico della sbiancatura, il nostro Paolo. Primo piano su Paolo. Primo piano su Paolo. Ecco Paolo che sta imbiancando. Come gira? Paolo non la gira tu. Siamo a posto. Camera, che c'è? Vediamo. Che c'è? Cleo. Da me la camera. È inquadrato. Ecco. Vediamo il personaggio principale. Sta terminando di... in opera. Prova generale. Ok. Vai. Ok. Perfetto. Dall'alto vediamo come nascono i personaggi. Si girano le pagine di lui. Yeah.
Tecnici a mezzanotte stanno terminando la copertina. Piccoli ritocchi. Alla copertina. Per il titolo. Oh, l'ho già fatto.